Bentornati in studio, stavamo parlando della Juventus, la partita che affronterà fra poco contro il Verona in Coppa Italia. Dicevamo che Allegri schiererà quasi sicuramente, chiamiamole così, le riserve, anche se poi... Marchisio al posto di Pirlo, non mi sembra Sì, tanto una riserva. esatto. Vidal, almeno nella Morata, formazione che Morata. ho È un turnover letto. moderato comunque. Bravissimo, sì. Tu, Insomma. Simone, dici che Allegri deve puntare a vincere questa Coppa Italia che la Juve non porta a casa da tanti anni ormai. Cioè, se la Juventus devi puntare a vincere qualsiasi competizione a cui prendi parte. Sarà un'occasione importante per vedere soprattutto Pereira, che ha girato da trequartista e in questo momento in cui si parla di investimenti per un numero 10, Pereira dovrà dare delle risposte stasera contro il Verona. Importanti. E si parla anche di mercato in casa Juve, vero Sì, Claudia? infatti le pressioni delle grandi big europee per acquistare Pogba diventano sempre più forti e la Juve a sua volta, se dovesse perdere un giocatore così grande, punta su altri due giocatori che sarebbero Falcao e Cavani e volevo sapere da Caniato quale potrebbe essere più utile alla squadra. Beh, intanto se arrivano 90-100 milioni di euro, come affermavi, sono tanti soldi e una società deve realmente pensare ad un'opportunità di questo tipo. Non dimentichiamo che qualche anno fa la Juve rinunciò a Zidane per ricostruire poi un ciclo vincente attraverso Thuram, Buffon, Cannavaro. Adesso non so se ci siano questi presupposti, se i soldi siano gli stessi, però sai, se ne parlava anche ieri, se non vado errato. Falcao, secondo me, è una scelta inopportuna. Oltre ai costi, anche se potrebbe arrivare attraverso un prestito, Falcao percepisce degli emolumenti molto, molto onerosi. Si parla di 12 milioni di euro netti all'anno, che diventano 24. Certo, in Italia. In Italia. Quindi solo in 3 anni di contratto a Falcao Metà. praticamente ti sei mangiato il tesoretto che hai messo da parte con Pogba. È certo che il giocatore, se ha l'opportunità di giocare a Manchester City piuttosto che a Manchester United, piuttosto che a Real Madrid o al Barcellona, il giocatore lo devi lasciare andare e dopo con quei soldi fare mercato. Si parlava di Pereira. Pereira, forse come trequartista, non ce lo vedo tantissimo. È capace di interpretare più di un ruolo, sia in mezzo a campo che come esterno. L'Udinese l'ha fatto vedere, è estremamente qualitativo. Forse, ecco, per quanto riguarda il trequartista, i Mkhitaryan, gli Sneijder, della quale si parlava qualche giorno fa, potrebbero essere delle alternative valide, anche perché con la partenza di Pogba, Vidal, E Marchisio invece e un giocatore Pirlo come Cavani, sarebbe un potrebbero. ritorno nuovamente Cavani, di un altro giocatore. ma sai, anche questi giocatori, Radamel Falcao arriva da qualche infortunio Infortunio importante, importante, non sta bravo. andando benissimo a Manchester United, difatti Van Gaal spesso e volentieri non lo schiera nemmeno tra i titolari. Cavani sarebbe un cavallo di ritorno, dopo un'esperienza importante a Paris Saint-Germain, è un giocatore che, dal mio punto di vista, potrebbe integrarsi bene con Tevez, e Llorente. Sì. Questo sicuramente, però anche lui credo che abbia dei costi abbastanza importanti, penso si aggiri intorno ai 30 Sì. milioni di euro più un contratto da 6 milioni all'anno che moltiplicato per 2 diventa 12. Esatto, chiediamo a Simone cosa diceva oggi goal.com del mercato della Juventus. Vabbè, certamente dipenderà tutto da Pogba perché una cessione aprirebbe a nuovi scenari che in questo momento non sono realistici, nel senso che senza appunto un sacrificio come quello che può essere il francese non si può pensare di arrivare a obiettivi come Falcao o Cavani che hanno costi eccessivi per la gestione della Juventus attuale. Sicuramente tra i due Cavani ha un qualcosa in più nel senso che potrebbe integrarsi meglio rispetto a Falcao sia conoscendo già la realtà italiana sia perché con caratteristiche che si sposano bene con Tevez, potrebbe essere davvero l'acquisto giusto, anche per fare un passo in avanti in Europa, perché la Juventus ha bisogno di un attaccante di questo livello per poter competere in Europa. Con le grandi d'Europa. Un altro ritorno sarebbe in Italia anche quello di Lavezzi, si parla nuovamente del Pocio, del suo ritorno magari in Italia proprio con la maglia magari dell'Inter e anche qui abbiamo un'altra domanda di mercato che riguarda proprio l'Inter, Claudia, vero? Esatto, perché sono interessate a Mauro Icardi, che tra l'altro quest'anno ha già segnato 10 gol in Serie A, le squadre dell'Atletico Madrid e del Chelsea. Due grandissime squadre, quindi comunque sarebbe una perdita per l'Inter perdere un giocatore di tale bravura.
Guarda, come secondo me per quanto reagire? riguarda l'Inter, la domanda è un domandone, perché l'Inter dovrà arrivare a giugno a capire se è riuscita a qualificarsi per questa benedetta Champions League che ti porta subito 30 milioni di euro e quindi strutturare il mercato in funzione di questa cosa, o decidere poi a giugno se l'acquisto di Shaqiri è stato, sì, un azzardo o meno, e se l'eventuale cessione di Icardi, Handanovic, perché anche Handanovic ha un grosso mercato, sono funzionali o meno a quelle che sono le esigenze della società. Non sarà facile, ma credo dovremmo aspettare a giugno. Cosa farebbe Icardi? Secondo me molto meglio l'Atletico in questo caso, perché avrebbe solo Mandžukić. Per quanto riguarda il Chelsea, beh, c'è Drogba, c'è Costa, sarebbe molta più competizione, e secondo me si integrerebbe meglio forse per quanto riguarda il gioco di Simeone piuttosto che non quello di... Ma secondo me invece Icardi sarà un nuovo mercato. Se arriva l'offerta importantissima, allora l'Inter dirà di sì, se no l'Inter... Però allora non ha senso gli investimenti che hai fatto con Podolski e Shaqiri se c'è Icardi. No, ma ti sto dicendo, però... Con Osvaldo già in uscita, che fai giocare? Conoscendo Ben Mancini avrà già studiato il sistema. Adesso poi Osvaldo va via, giochiamo con il falso 9. No, questo non è vero, però io penso che davanti a delle cifre importanti e tutto, ma da giugno, mi auguro, sì, da giugno, no, perché no, se no, di giugno, ma adesso non c'è neanche da discutere, se no non c'è criterio nelle scelte, adesso non c'è neanche da discutere, secondo me. Però se Icardi... tu mi dici l'offerta importante, potrebbe arrivare anche per Pogba. Ascolta, arrivano 100 milioni di euro, lo accompagni. Difatti però si parla di Pogba a giugno, non si parla di adesso. Secondo me la stessa cosa potrebbe essere valutata sul discorso di Icardi. L'Inter, secondo me, sbaglia. Se vuole fare qualcosa, deve puntare e tenere i suoi giocatori importanti. Questa è la verità. Se ha trovato un giocatore del 93 che ogni volta che ne prende due palloni, uno o due lo mette dentro, non è che lo trova tutti i giorni. Prima di dare, o c'è un'offerta importante a tutti i livelli, se no Icardi rimane all'Inter. Anche se adesso il mio amico Pino Letterio sta tentando di tirare soltanto la quota di rinnovo d'ingaggio, pertanto no, per adesso no, per adesso proprio che Icardi, se non deve venire fuori, adesso non si muove. A gennaio sicuramente non si muoverà. A giugno, come diceva Max, se non arriva la Champions, l'Inter è chiamato a fare un sacrificio sul mercato, perché per il tipo di investimenti che ha fatto non può permettersi di affrontare poi un'altra sessione senza rinunciare a uno dei suoi gioielli. Può essere Handanovic, può essere Icardi, potrebbe essere Kovacic. Certo che davanti a 30-35 milioni sei chiamato a fare due riflessioni, anche perché il rinnovo di Icardi, come diceva giustamente il direttore, sta avendo delle problematiche anche legate ai diritti d'immagine. Giustamente. E quindi bisognerà valutare. Certo, senza Champions una cessione penso che sia inevitabile. Ma secondo te, Simone, l'Inter, come è messa adesso in questo momento in classifica, può arrivare a puntare alla Champions? Beh, il campionato è molto livellato, nel senso che seppur forse il Napoli sulla carta ha qualcosa in più rispetto alle altre rivali per il terzo posto, però non riesce a dare continuità ancora ai risultati, è ancora molto aperta la lotta per il terzo posto. L'Inter comunque si è mossa bene finora sul mercato, ha accontentato Mancini con i giocatori che aveva chiesto, quindi dovremo vedere le risposte magari, che daranno. Non è ancora finita. Adesso magari ti faccio vedere la classifica, così dopo... Sì, sono sei punti. Poi non scordiamo che domenica c'è Lazio... Lazio-Napoli, Sì. Certo. Esatto, c'è Lazio-Napoli, poi dopo c'è la Samp, la Fiorentina, il Genoa, il Milan e poi l'Inter. Sono Samp, Fiorentina, Genoa, comunque sono squadre che da qui ad andare secondo avanti... Secondo me devono guardare Lazio e Napoli. Lazio-Napoli, Fiorentina... Fiorentina, basta. Ma anche il Milan comunque. Sì, anche il Milan. Come chiuderà il mercato il Milan. Però la Lazio fino adesso si sta comportando molto bene, Simone. Sì, quindi sicuramente... Pioli sta facendo un lavoro egregio alla Lazio, anche in Coppa Italia abbiamo visto, ha provato anche un altro modulo con il trequartista dietro le due punte, ha rispolverato Keita, che è un investimento importante, ha fatto la Lazio anche in estate, hanno rifiutato offerte milionarie per lui. E sicuramente la Lazio è una delle candidate ad arrivare fino in fondo nella corsa al terzo posto. Certo. Max, invece ti voglio chiedere di un'altra situazione di mercato che si sta appunto concludendo in questi giorni, ovvero anzi una è già saltata, ovvero quella di Muriel alla Samp, però la Samp tratta anche Eto'o, un giocatore anche lui, l'ennesimo ritorno nel campionato italiano. Guarda,
Muriel qualche anno fa, già quando giocava a Lecce, io ricordo le parole di Cosmi: se questo ragazzo non si monta la testa è il prossimo Ronaldo, perché ha delle caratteristiche uniche, un'accelerazione, una tecnica unica. Purtroppo negli ultimi due anni ha avuto una serie di infortuni, una sequela di infortuni che l'ha limitato tantissimo, è ancora molto giovane, però penso che la guarigione di questo ragazzo passi soprattutto per la sua testolina, per la sua mente, il desiderio di scendere in campo costantemente, quotidianamente e di fare qualche piccolo sacrificio. Quello della Sampdoria del presidente Ferrero e dell'allenatore Mihajlovic era un ottimo, e del direttore Osti, sarebbe stato un ottimo investimento, perché è un giocatore capace di dare profondità, bravo nel uno contro uno, bravo sotto porta, fantasioso, e avrebbe dato quel cocker in più all'attacco Eder Okaka, avrebbe dato quel qualcosa in più dopo la partenza di Gabbiadini verso Napoli, sì, alla Samp. E probabilmente Mihajlovic era l'allenatore giusto per cercare di tirarne fuori... Probabilmente sì, a livello caratteriale, personalità e anche di modalità di gioco, interpretazione del gioco, perché la Sampdoria si abbassa tantissimo e poi riparte. Lui, essendo molto veloce, avrebbe fatto del male alle difese avversarie. Io mi auguro che lui si riprenda e che torni a essere protagonista magari già da giugno, se non alla Samp, in qualche, anche perché in qualche altra realtà. E tu, io lo lascerei dov'è, signori. L'altra sera, seguendo una trasmissione concorrente, visto che si fa cultura e si cerca, sì, di imparare da tutti, un noto procuratore, uno degli inventori di questa figura, di questo ruolo, ha detto che questo è il nostro, è un mercato di serie B, di seconda categoria, per un semplice motivo, perché stiamo andando su giocatori che sono al tramonto, certo, o che ritornano. Noi dobbiamo puntare sui giovani, giovani, non investe e l'idea nessuno di Ferrero di puntare su Muriel sarebbe stata incredibile. Se Muriel stava bene, era un potenziale offensivo ulteriore. Per la Samp. Questa è la direzione. Diciamo. Gli investimenti vanno fatti su Shaqiri e su Muriel, non su altri giocatori. I ritorni, quindi, Simone, anche tu, i ritorni li escludi? Sì, probabilmente era una scelta controcorrente quella di Eto'o, anche perché oltre a Muriel, la Sampdoria comunque aveva chiuso anche l'acquisto di Correa, trequartista, 94, quindi aveva intrapreso una linea ben precisa, giusto, andare a prendere giocatori di talento già pronti, perché comunque Correa è stato era un investimento importante, l'ho pagato 8 milioni di euro, un giocatore che in Argentina ha fatto la differenza, quindi andare poi su un giocatore come Eto'o che stimoli può avere a 33 anni dopo aver vinto tutto, non so, onestamente... Poi che non costa poco. Esatto, cioè, poi dai costi importanti era una scelta un po' azzardata. È una scelta azzardata. Noi praticamente siamo quasi in chiusura, visto che c'è la Coppa Italia. Angelo, ci vogliamo buttare anche sulla Coppa Italia sera? La Juve. Juve-Verona? Favorita la Juve, dai, su. Anche se gioca davanti Giovinco e Morata. C'è troppa differenza, lo dicevo anche l'altra volta. È scontato, poi dopo può succedere di tutto nel calcio, però... La differenza tra Juve e Verona, poi il Verona di quest'anno, che non è sicuramente, sì, sì, è troppo. Max, invece, dai, in 5 secondi, tu che hai giocato, ti voglio chiedere, è difficile affrontare una squadra oggi, giovedì, nuovamente in campionato, poi la domenica, la stessa squadra due volte in pochi giorni? È estremamente difficile, abbiamo visto Milan-Sassuolo che sono affrontate nel giro di pochi giorni in Coppa e in campionato, una gara l'ha vinta Sassuolo, una gara l'ha vinta Milan, sì, difficilissimo, anche se con la rotazione, esatto, cioè, non i protagonisti e gli interpreti non sono mai gli stessi. Certo. Certo che non è semplicissimo per un allenatore trovare, certo, stimoli nuovi, perché la squadra nuova, diversa e differente ti dà nuovi stimoli e nuove motivazioni. Certo. Pronostico anche della nostra Claudia per Juve e Verona? Assolutamente Juve. Assolutamente Juve. Da Juventino pure. Benissimo, io devo ringraziare i miei ospiti. Grazie a Simone Gambino per essere stato con noi di Goal.com. Grazie ancora, Simone. Grazie a voi. Grazie a Massimiliano Cagnato. Grazie a voi. Grazie a Angelo Fugagnolo. Grazie, buonasera. Grazie Claudia, noi ricordiamo grazie come sempre a voi. Come la nostra mail, info@stnews.it, l'hashtag Altro Studio Sport. Benissimo, noi ci rivediamo qui domani sempre ad Altro Studio Sport. Buon proseguimento di serata a tutti.